la cosa più interessante in questo momento è fare il punto della situazione. Capire a che punto stiamo non solo nella definizione normativa e precettiva, ma anche in quello che sono gli aspetti concreti, gli aspetti pratici della sua applicazione. Uno degli aspetti pratici più importanti della sua mancata applicazione finora lo accennava il professor Ricciardi quando diceva che non sono ancora partite le linee guida, ancora stiamo discutendo dei 5 milioni. Cosa fare dei 5 milioni? 5 milioni sono pochi, sono qualcosa di significativo, se hanno un investimento preciso, un investimento concreto. Di fatto, ancora la commissione che dovrebbe insediarsi per redigere le nuove linee guida, l'avete sentito dire da lui, non si è ancora insediata. E questo vi dice già come l'applicazione della norma è zoppa. Viceversa, l'altra buona notizia è che invece sono stati approvati i livelli essenziali di assistenza, che riguardano in particolare tutta una serie di patologie nuove che godono in questo momento di un riconoscimento sociale spiccato, con alcuni vantaggi che indubbiamente si accompagnano all'inserimento nei livelli essenziali di assistenza. Il principale vantaggio è che in tutta Italia, in tutti i luoghi, in tutte le realtà, i bambini, gli adulti, per ognuna delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza, ha diritto a riceverlo nello stesso modo. È un principio che dal punto di vista di democrazia della salute è un principio estremamente importante. Adesso poi vedremo esattamente cosa definiscono i livelli essenziali di assistenza. L'altro punto importante è che occuparsi oggi di spettro autistico significa anche andare con lo sguardo a che cos'è la ricerca in questo campo. Diceva bene Federico Bianchi, introducendo il convegno, che ormai nessuno parla più di autismo, si parla di autismi. Ho visto anche prima tra i libri in offerta speciale che ci sono in entrata che non si parla più nemmeno di dislessia, si parla di dislessie. Oggi tutto è al plurale perché tutto richiede una visione molto, come dire, una conoscenza molto più articolata, molto più approfondita. Prima il professor Villani accennava anche al tema delle malattie rare e oggi sapete che lo slogan che accompagna le malattie rare è quello che dice: le malattie sono rare, ma i malati sono tanti. E lì poi, in presenza di un quadro del tutto particolare, come la mancanza di farmaci, i famosi farmaci orfani, sono quelli che dovrebbero occuparsi di malattie rare, noi ci troviamo che nella dimensione innovativa, cioè nella scoperta scientifica di un farmaco che potrebbe rispondere ad alcuni obiettivi concreti, quando poi passi all'applicazione, i criteri di inclusione o di esclusione di questo farmaco sono dei criteri talmente piccoli che, per esempio, noi in questi giorni stiamo discutendo una cosa che riguarda un gruppo particolare di bambini, sono i bambini affetti dalla distrofia muscolare di Duchenne, per cui il farmaco che è stato individuato è un farmaco che potrebbe rispondere, definiti tutti i parametri che lo rendono efficace, a una popolazione di un centinaio di bambini, non di più. E questa capacità oggi come oggi di affinare la diagnosi per capire che cosa fare per questi bambini credo che sia un po' l'incipit di questo convegno. Poi insomma, mi rallegro molto che tutte e due le giornate di domani e quella di domenica mattina siano dedicati alla terapia. Però oggi ci si chiede di riflettere sulla diagnosi, ci si chiede, a me personalmente mi ha posto il tema anche proprio sotto il profilo, diciamo, della riflessione della norma applicata alla diagnosi. E guardate, la cosa più interessante di questo è il non abuso della diagnosi. Noi dobbiamo stare molto attenti a distinguere tra quella che è una diagnosi tempestiva, cioè una diagnosi fatta bene e fatta il prima possibile per rispondere realmente ai bisogni dei bambini e per ridurre quel tipo di, diciamo, difficoltà aggiuntiva, di disagio aggiuntivo che si somma quando tu, non avendo diagnosticato il problema,
hai permesso che questo mettesse radice e quindi esercitasse quest'azione, che a volte è anche un'azione veramente capillare, invasiva nel bambino, e quindi, come dire, gli hai fatto perdere tempo. Ora, se tutti noi dobbiamo arrivare alla diagnosi in modo, diciamo, il più precoce possibile, dobbiamo stare molto attenti a quel rischio terribile che è quello della falsa diagnosi. Noi in medicina, quando ci si occupa di ricerca, sapete tutti che i due problemi più grossi sono i falsi positivi e i falsi negativi. I falsi positivi sono quei bambini che diagnostichi in un certo modo, poi il tempo ti pone dei dubbi, l'evoluzione del quadro diventa problematica, ma tu tendi forzosamente a fare in modo che il bambino si adatti alla diagnosi che tu hai posto. È come se avessi creato una specie di schema dentro il quale quel bambino cerchi di farcelo stare il più a lungo possibile, e quando, insisto, si tratta di un falso positivo, il danno che si crea non è poco. Ma c'è anche il danno contrario, no? Il cosiddetto falso negativo, che è una sindrome che ben conoscono tutte le madri, quando, andando all'inizio a consultare l'esperto di turno, si sentono dire: signore, lei è ansiosa, non si preoccupi, ma guardi che non c'è niente di che, tutti i bambini fanno così, i bambini tardano a parlare, tardano a camminare, e addirittura con quella stessa sorta di inversione dell'onere della prova che dice alla madre: guardi che probabilmente è lei che lo guarda con uno sguardo che induce una patologia che non ci sarebbe se lei si rapportasse al bambino in un modo diverso. E questi sono quelli che noi chiamiamo i falsi negativi, perché poi quando il problema si crea, quando il problema raggiunge un determinato volume, a questo punto non c'è da dire che la madre aveva ragione. Quella madre che aveva visto le cose precocemente, per tempo, le aveva viste con la lucidità dello sguardo, le aveva viste con quel sentire che ti fa percepire la difficoltà di essere in sintonia con il bambino, di stabilire un'empatia che era quella che magari avevi già provato col figlio più grande, oppure che hai visto intorno, e ti pone dei problemi. Ora, da questo punto di vista la legge ha un grande merito, perché parte proprio dal riconoscimento dei diritti dei bambini. Quindi lo fa facendo riferimento alla dichiarazione dell'ONU, ma in realtà lo fa assumendo come punto di partenza il diritto del bambino, potremmo dire in questo caso, a essere non solo a essere trattato come una persona e quindi nel pieno rispetto della sua personalità, ma se non vogliamo utilizzare queste parole in modo così generale da essere generico, vuol dire il diritto del bambino ad avere una diagnosi che non solo descriva quello che lui ha, ma che descrivendolo apra una prospettiva, una linea. È come dire, come se tu avessi una segnaletica, non mi basta dire sto qui, questa freccia deve anche dirmi verso dove sto andando. Questo però significa che a monte di questo aspetto ci vuole una scuola di formazione che riguardi, una scuola di specializzazione che prima ancora del neuropsichiatra infantile riguardi il pediatra. Perché è vero quello che si diceva ed è vero l'osservazione che è stata fatta, ma coloro che prima e per un tempo tutto sommato continuativo guardano i bambini sono i pediatri. Il primo quindi che dovrebbe porsi la domanda, e quindi dalla domanda cercare di risalire, di recuperare che cosa effettivamente può essere utile da approfondire, è proprio il pediatra. E la prima cosa che noi diciamo che è importante è il sospetto. Ma una volta che è subentrato il sospetto, non avere necessariamente la fretta di congelare quel sospetto in una diagnosi, se questa diagnosi non ha tutte le garanzie del caso. Perché, insisto, una diagnosi sbagliata può fare tanto male quanto una diagnosi mancata. Questo ci chiede davvero di poter riuscire, dobbiamo ottenere, e questa è una cosa che si conquista con l'età, con l'esperienza, con la pratica, dobbiamo ottenere che
i pediatri guardino tanti bambini, tra virgolette, che non hanno nulla, non mi piace chiamarli normali, ma tanti bambini il cui coefficiente di sviluppo rientra nei parametri previsti, per poter poi sapere e valutare bene quanto questo si discosta. Per fare questo, ed è l'articolo 2 della legge, l'articolo 2 della legge prevede, come quando si va, due guardiarail, uno a destra e uno a sinistra, entro il quale muoversi nella comprensione, nell'applicazione della legge. I due guardiarail sono definiti da un lato dai livelli essenziali di assistenza e dall'altro dalle linee guida. È chiaro, e voglio leggervi alcune delle cose sui livelli essenziali di assistenza si sono sentite dire molte cose in questi giorni, no? E si sono sentito dire che, vediamo un po', che le persone sono rimaste, come dire, un po' dispiaciute, perché come sempre succede, tu ti aspetti sempre qualcosa di più, no? Di quello che potrebbe accadere. Cioè, ti sembra che quello che ti concedono i livelli essenziali di assistenza è meno di quello che tu ti saresti aspettato. Però vi leggo l'incipit esatto di che cosa dice, no? Perché quanto si riferisce non solo al caso concreto dei bambini con disturbi dello spettro autistico, ma a tutte le patologie, è un po' la chiave di interpretazione di come vengono affrontate nei livelli essenziali di assistenza, sono, come dire, suddivise in due campi, quindi vanno, come dire, il quadro va ricomposto, no? Cioè, in questa prospettiva, per quanto riguarda la presa in carico e il trattamento, la proposta dei livelli essenziali di assistenza descrive nel dettaglio le prestazioni che il Sistema Sanitario Nazionale garantisce ai minori con disturbo in ambito neuropsichiatrico. Si è preferito utilizzare questa formula ampia rispetto a quella più restrittiva di disturbi neuropsichiatrici proprio per includere tra i destinatari del servizio i minori con autismo, i servizi individuati principalmente in ambito domiciliare e ambulatoriale, ma anche in ambito residenziale e semiresidenziale e le principali prestazioni, e qui ce n'è una lunga sfilza. Perché questo? Perché la legge utilizza, nella sua applicazione, utilizza questa espressione? Perché dice, signori, tutti i bambini che presentano disturbi di questo tipo, ancor prima che questo disturbo venga etichettato come disturbo autistico, hanno diritto a questo tipo di prestazioni. Come dire, non abbiate fretta di correre immediatamente in una direzione. Aspettate che il problema acquisti il suo livello di comprensione, io direi quasi di maturazione come problema, per poi poter per una diagnosi. Ma attenzione, che mentre aspettate di poter porre, come dire, una sorta di etichetta su quella cosa, già potete intervenire, perché io già metto a vostra disposizione tutta una serie di misure. Quindi non è che queste misure scattano nel momento in cui io faccio la diagnosi, per cui c'è una rincorsa ad ottenere la diagnosi. Prima il dottor Castelbianco faceva riferimento al fatto che se il mio bambino viene diagnosticato come un bambino che ha una dislessia, allora non fa l'inglese, allora usa la calcolatrice, allora ha meno compiti a casa. E giustamente la domanda che lui si poneva è: ma è vero aiuto questo? È veramente questo quello di cui ha più bisogno questo bambino per risolvere il suo problema di dislessia a monte? Qui la legge ci dice, a proposito dei bambini dello spettro autistico, sappiate che ancor prima di poter mettere un punto fermo su questo, vi leggo alcune delle cose a cui hanno diritto e capite che c'è comunque una sensibilità notevole. Per esempio, prima cosa a cui hanno diritto è l'accoglienza. Quando dico accoglienza intendo dire un'accoglienza intelligente, un'accoglienza illuminata, un'accoglienza che si fa servizio, un'accoglienza che si fa cura. Non soltanto può andare a scuola, perché questo già lo prevede la Costituzione in altro modo. Significa che ha il diritto ad essere accolto come persona, non gli sto facendo un piacere. Questo va sempre, come insegnanti bisogna ricordarselo, e ai genitori bisogna dirlo, nessuno vi fa un piacere ad accoglierlo.
Questo è un diritto del bambino, diritto all'accoglienza. Poi attenzione al secondo punto, attuazione e verifica del progetto terapeutico riabilitativo individuale, qui come si dice in gergo le parole sono pietre, in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento. Attenzione, attuazione e verifica. Tutti sapete che l'Italia è il paese che norma con più facilità, salvo poi dimenticarsi di verificare se le cose su cui ha preso una decisione, cioè ha fatto una legge, vengono applicate. Qui si dice attuazione e verifica. Questo, il genitore che chiede conto, lasciatemelo dire in questo modo, non è un genitore rompiscatole, è un genitore che esercita un diritto, che è il diritto del figlio, e che nello stesso tempo stabilisce un ponte che è un ponte di collaborazione, ed è un ponte di collaborazione importante. Progetto terapeutico riabilitativo individuale. Allora è chiaro che qui la parola terapeutica viene affiancata immediatamente al riabilitativo, perché guardate, tutte le volte che mi capita di occuparmi in un altro contesto, in un altro ambito, io sono un po' il coordinatore dell'intergruppo parlamentare sulle malattie rare, quindi mi capita di interfacciarmi frequentissimamente con le associazioni delle malattie rare, eccetera. E quello per cui tutti, lasciatemelo dire così, pregano, fanno il tifo, si danno da fare, è che si trovi il farmaco, il famoso farmaco innovativo, risolutivo. Voi sapete tutti che per l'autismo non esiste farmaco. Cioè, il farmaco quando si usa è sintomatico, semplicemente va a incidere su altri aspetti, ma non è che va a incidere sulla struttura della patologia. Guardate che questo è sorprendente, perché noi siamo abituati che a un certo punto da qualche parte il farmaco esce. Qui noi sull'autismo non abbiamo ancora. Quindi non ci può essere un intervento di tipo farmacologico, sono tutti interventi non farmacologici, quindi sono comunque tutti interventi che si collocano in queste tre grandi direttive, che sono quella educativa, che sono quella psicologica, che sono quella riabilitativa. Cioè sono tutte direttive che chiamano direttamente in causa, per esempio, gli insegnanti, che chiamano in causa gli psicologi, che chiamano in causa tutta quella complessa rete di figure professionali che costituisce l'interfaccia, il tessuto della riabilitazione. Allora è a loro che noi parliamo, ed è per loro che di fatto una delle cose che la legge ha attivato immediatamente è stata la possibilità di avere sul territorio nazionale 13 master sull'autismo in modalità mista, in parte in compresenza, in parte a distanza, per la formazione dei docenti, perché quel primo articolo che vi ho letto, accoglienza, non resti parola vuota, ma diventi sostanza, relazione, concretezza. Ma poi qui subito, il secondo punto, progetto terapeutico riabilitativo individuale. Bene, voi sapete tutti che noi siamo passati, la medicina ha, come dire, oscilla tra due poli, no? Da un lato, e lo vediamo anche con le linee guida, attenzione, le linee guida di cui parlerò tra un secondo, ma che mette a fuoco ciò che c'è di comune, per cui allora porta a razionalizzazione i processi e i percorsi. Nello stesso tempo noi abbiamo una medicina di precisione oggi che in pratica tratta ogni malato, lasciatemelo dire così, di qualunque malattia come un malato raro, cioè l'impronta immunologica che ognuno di noi si porta dentro è quella per cui a me certe cose fanno effetto, a lei che sembra che ha una patologia assolutamente uguale alla mia non fanno effetto. Quello che viene, come dire, rimandato come una responsabilità al paziente, perché come si permette a questo paziente di non trarre vantaggio da questa, come dire, da questa misura terapeutica che c'è? E questa pure oggi è la sfida della medicina. La medicina di precisione che vuole che i farmaci siano, come dire, saranno, perché sono sempre più cari.
farmaci ad persona. Nel caso specifico qui non stiamo parlando di un farmaco, stiamo parlando di un trattamento ad persona. Ecco, le linee guida che ancora non ci sono dovranno attenersi a questo principio del livello essenziale di assistenza, che vuole che ogni bambino sia rispettato nella sua individualità e sia preso in carico con il suo fabbisogno specifico, e che questo progetto che io faccio per lui, che è un progetto educativo, che è un progetto riabilitativo, che è un progetto terapeutico, sia valutato progressivamente secondo i tempi e le modalità previste. Il terzo punto, la lettera C, visite neuropsichiatriche, fin qui è abbastanza scontato, nel senso che è evidente che trattandosi, assumendo l'autismo, lo spettro autistico all'interno di un quadro patologico, è chiaro che la figura di riferimento, con tutto rispetto per tutti gli operatori sanitari, resta la figura del medico, al quale dovrebbe competere soprattutto la regia, soprattutto l'integrazione dei diversi contributi, soprattutto la valutazione anche che è permessa dal distanziamento. Il neuropsichiatra vede il bambino, che ne so, una volta al mese, una volta ogni 6 mesi, 2 volte l'anno. Questo, che sembra un rallentamento della relazione, è proprio quello che permette ad ognuno di noi di avvicinarci e di allontanarci per avere prospettiva delle cose e non entrare in risonanza immediata con l'evento che si crea, ma riuscire a ricollocare la moltitudine degli eventi lungo una traiettoria che acquista senso e significato. Colloqui, hanno diritto questi bambini a colloqui psicologico-clinici, hanno diritto a una psicoterapia individuale, familiare e di gruppo, hanno diritto ad interventi psicoeducativi individuali e di gruppo, hanno diritto a un'abilitazione e riabilitazione estensiva finalizzata allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle prove di evidenza scientifica. Interventi sulla rete sociale, formale e informale. Cioè, non è un lusso che qualcuno, mi ricordo un progetto di ricerca che avevamo fatto con la dottoressa Di Renzo anni fa, in cui c'era un'assistenza a casa, un'assistenza tutoriale di questi bambini. Quello era un progetto di ricerca che si collocava in una determinata prospettiva, ma l'intervento sul sociale di questi bambini non è, come dire, un optional. È previsto, e io in questo voglio sottolineare, perché presuppongo che la maggioranza del pubblico non è formata tanto di medici, per questo voglio sottolineare che significa per noi livello essenziale di assistenza. Significa prestazione dovuta a tutti in tutto il territorio nazionale. Quindi potrei andare avanti, collaborazione con i pediatri di libera scelta, adempimento nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria minorile. L'autorità giudiziaria minorile non nel senso che questi bambini, potrebbe anche accadere, che avessero delle condotte che in qualche modo potessero incorrere in attività giudiziaria, ma perché piuttosto l'attività giudiziaria potrebbe essere chiamata a intervenire a loro tutela. Tutti voi avete letto sui giornali qualche mese fa i maltrattamenti di cui erano oggetto i bambini in determinati istituti. Vi ricorderete, tant'è vero che è dell'altro giorno, concretamente a mercoledì pomeriggio, l'approvazione di una legge che prevede che si possa, qualcuno la interpreta che si debba, ma comunque che si possa, laddove nasce un sospetto, si possa mettere una telecamera per vedere cosa accade in quel contesto, per vedere come ci si muove, per vedere quali sono, se per caso si immagina che ci possa essere un educatore, una figura di educatore che è trasgressivo rispetto alla nobiltà, alla profondità di un ruolo come questo, è fondamentale che qualcuno possa verificare, anche per acquisire delle prove che poi potrebbero appunto essere utilizzate dall'autorità giudiziaria. Qui ci sono molte altre cose che potete trovare, perché i livelli essenziali di assistenza sono disponibili, potete trovare. Quello che mi interessa è che si capisca che su questo la legge ha fatto passi avanti e ci sono questi livelli. Ed è bene che li si conoscano. È bene che prima di tutto ovviamente li conoscano i genitori, perché definisce il contesto dei diritti del bambino. È bene che li conoscano gli insegnanti, è bene che li conoscano gli operatori, è bene ovviamente che li conoscano i medici, eccetera, eccetera. L'altro aspetto però della legge che manca è quello delle linee guida.
tutti noi, voi sapete che ci sono delle linee guida. Sono state prima, nel 95, le linee guida della SIMPIA, della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile, poi ci sono state delle linee guida che ha promulgato l'Istituto Superiore di Sanità, poi quelle che sono quelle del 2000, che sono state promulgate nel novembre 2011 e poi pubblicate il 26 gennaio del 2012, e queste poi sono diventate linee guida che la Conferenza Stato-Regioni ha fatto proprie, e quindi nella misura in cui promulgate dall'Istituto Superiore di Sanità e fatte proprie dalla Conferenza Stato-Regioni, quelle linee guida hanno acquistato, diciamo, una certa forza e quindi anche un certo carattere vincolante. Qual era il limite importante per cui è assolutamente urgente avere le nuove linee guida? Che quelle linee guida si fermavano sulla soglia dell'adolescenza, non penetravano nemmeno nel mondo dell'adolescenza, quindi avevano una particolare attenzione, una finestra aperta sull'infanzia dei bambini e in qualche modo su quel momento particolare che è l'incipit del riconoscimento diagnostico e, come dire, il supporre che intervenendo precocemente, in modo intensivo, su determinati comportamenti, questo potesse nel tempo, per così dire, essere quasi considerato come quando andiamo alla lavagna e con un cancellino cancelliamo quello che c'è. Viceversa non è così. Sappiamo che nello spettro autistico ci sono alcuni casi e dovremmo riuscire a identificare quali, e so che una delle ricerche fatte da qui dall'istituto permette di individuare quei parametri che ti permettono in qualche modo di, come dire, in linea di prognosi, di immaginare che questi bambini usciranno dalla patologia. Cioè riesce a fare una diagnosi così raffinata, non solo sui punti di contatto, ma sulle differenze specifiche, da poter dire a questi bambini in qualche modo si può prevedere che escano dallo spettro autistico. Ma la maggioranza dei casi sappiamo bene che va incontro a un processo di cronicizzazione, a un processo di miglioramento che richiede un processo di adattamento costante, ed è a questo quello cui le linee guida devono rispondere. Anni fa c'era un'immagine che usavamo, adesso io non ho preparato delle slide, però vorrei invitarvi a fare un esercizio di immaginazione. Immaginate tre figure, concretamente un cilindro, un cono e una sfera. Sono tre figure che, se le guardate in modo tridimensionale, sono esattamente quello che io vi ho detto: un cilindro, un cono e una sfera. Se voi vedete proiettate queste tre figure sul foglio, vedete tre cerchi, perché la base che è di un cilindro è un cerchio, la base di un cono è un cerchio, la base di una sfera che voi avete proiettato sul foglio è un cerchio. Quindi voi mi dovreste dire che queste tre figure sono uguali, perché se voi le vedete proiettate sul foglio sono uguali. Se le vedete proiettate, per così dire, in modo bidimensionale su una parete, il cilindro vi sembrerà un rettangolo, il cono vi sembrerà un triangolo e la sfera vi sembrerà un cerchio. Cioè vi sembreranno tre figure totalmente diverse tra di loro. Eppure queste tre figure non sono né totalmente uguali come quando le proietto alla base, né totalmente diverse come quando le proietto su una parete. Sono quella provocazione per ognuno di noi, poi non a caso, adesso non sto qui a ricordare come si calcolerà il volume piuttosto che l'area totale di queste tre figure, mi guardo bene perché non lo ricordo nemmeno io, so che sono formule diverse, perché è evidente che un cilindro non può essere uguale a un cono, posto che il cilindro è rettangolare, il cono è triangolare, quindi come minimo gli hanno tagliate due belle fette, una a destra e una a sinistra, però è questa la dinamica che noi dobbiamo assumere. Cioè una dinamica che sa cogliere ciò che c'è di simile e che sa cogliere ciò che c'è di diverso per rispettare l'identità. Allora noi questo chiediamo alle nuove linee guida. Questa è la forza che dovranno avere le nuove linee guida.
la forza di dirci cosa c'è che rende simili queste coorti di bambini, per cui io posso razionalizzare i processi condivisi e quindi posso fare economie anche di mezzi, anche di testa, anche di esercizi, cosa c'è che sono irriducibile nell'uno all'altro? Ecco, le precedenti linee guida non rispondevano a queste domande, anche perché nello sforzo di razionalizzare i processi sceglievano, investivano su una metodologia che certamente andrà bene per alcuni bambini. Non lo so, ma io so bene che ci sono altre metodologie che vanno bene per altri bambini. Allora, le linee guida, e poi sto parlando di linee guida che non parlano solo di bambini, che parlano di adolescenti. Immaginate tutta la grande problematica che hanno i genitori di figli autistici anche rispetto alle tematiche della sessualità di questi ragazzi, all'inserimento professionale, alle autonomie personali. C'è tutta una complessità che io pretendo che queste linee guida abbia. Quindi i famosi 5 milioni di cui parla prima Walter Ricciardi quando dice è perché è un lavoro che sarà difficile e che solo facendolo insieme, ma insieme vuol dire non solo psichiatri, non solo psicologi, non solo insegnanti. Insieme vuol dire le competenze multidimensionali che costruiscono un profilo che è educativo, che è riabilitativo, che è terapeutico, che restituisce questo ragazzo il più possibile alla dimensione della sua autonomia personale e della sua dignità personale. Quindi capite che per noi la sfida vera quest'anno, ognuno di noi ha le sue passioni, ma anche il ministro, che spero che arrivi presto, sa bene che senza aver definito questo parametro la legge monca. E se vuoi dare completezza e compiutezza, se invece di benedire le prime pietre, la legge è una prima pietra, ma vuoi benedire le ultime pietre, hai bisogno di queste linee guida per poter consegnare agli operatori uno strumento che in qualche modo serva, che poi può essere costantemente aggiornato, ma serve. L'altro punto, è questo quindi il parametro che vi ho appena detto, sono il secondo articolo della legge, non sono molti, non vi preoccupate. Il terzo articolo della legge è quello che fa riferimento ai centri di eccellenza, quello che fa riferimento, se volete, al ruolo con cui i centri di eccellenza debbono essere in grado di garantire la progettazione articolata attraverso quelle che sono le ASL e i centri che sono concordati, che sono convenzionati, che sono assimilati, eccetera. E di questo io vi posso dire che ce ne sono ancora pochi che siano in grado di rispondere in questo modo a una regia di campo che tenga insieme, per esempio, il centro nella sua dimensione strettamente terapeutica, il centro nella sua dimensione relazionale con la scuola, il centro nella sua dimensione relazionale col tempo libero di questi ragazzi, il cosiddetto tempo libero, perché pensa a tutte le terapie che passano per la musicoterapia, per l'ipoterapia, per la petterapia e mille altre cose, i laboratori artistici, tutto questo che costituisce un tessuto importante. E chi fa la sintesi? Di questo possiamo dire che ancora non abbiamo esperienza e non abbiamo nemmeno, come dire, una risposta strutturata da parte delle regioni. Viceversa, però, ci sono qua e là, a macchia di leopardo, ci sono dei centri che si muovono e che fanno delle cose egregie. Però il valore della legge è che non si accontenta delle cose egregie che fanno questi. Il valore della legge è il carattere precettivo sul territorio nazionale. Dice, ce ne debbono essere assicurati perlomeno a livello di ogni regione. E sappiamo che questo non è così. Non è così. Questi sono alcuni degli aspetti che noi consideriamo ancora insoddisfacenti, cioè, come dire, hai dato un'indicazione, è come quando tu senti il profumo di una cosa, ma non ti sei ancora seduto a tavola a mangiarla. Oppure l'hai vista passando davanti a una vetrina, ti è piaciuta, sai che c'è, sai che potresti averla, ma non ce l'hai.
Allora, a volte questo nei genitori più attenti, nelle associazioni più sensibili, genera un senso di frustrazione. Perché mi hai detto che avrei potuto avere, ma io non ho ancora avuto. È come se qualcosa allora venisse tolto due volte a mio figlio. Molto spesso i genitori quello che lamentano sono quelle, chiamiamole così, molestie burocratiche, per cui al figlio viene negato qualcosa che esiste. Perché se il farmaco non c'è, torno a fare un esempio, non c'è nel caso dei bambini autistici, però se il farmaco non c'è, il genitore in qualche modo assume questa sfida dell'impossibile. E sono molte le associazioni di genitori che di fatto si organizzano in quella raccolta fondi che poi possa tenere. Ma quando il farmaco c'è, è insopportabile non poterlo avere. Cioè, quando un principio c'è, è insopportabile non vederlo applicato e non vederlo distribuito positivamente al proprio figlio. Ed è per questo che il legislatore non si può accontentare del fatto che c'è la legge. Finché questa legge non diventa corpo, finché questa legge non diventa tessuto, finché la legge non diventa prassi, quella legge c'è in modo del tutto virtuale, non virtuoso, virtuale. E invece il nostro sforzo è che diventi reale questa cosa. L'altro articolo, come dicevo prima, importante è quello che riguarda la ricerca. Noi abbiamo, all'inizio sembrava quasi che l'unica ricerca che si immaginasse come ricerca efficace per l'autismo fosse la ricerca genetica. Perché, ed è vero che è un campo di ricerca molto importante, un campo di ricerca direi fondamentale, ma non sarà la genetica fondamentale, ma non sarà la genetica dell'autismo a risolvere tutti i problemi dei bambini autistici. E quindi abbiamo bisogno di una ricerca forte che si innesti proprio in queste chiavi di lettura su cui avete lavorato anche voi, che è la chiave della comunicazione, che è l'interpretazione della dinamica della comunicazione, che sappia dare, faccio un esempio, a un dato scientifico acquisito come quello dei neuroni a specchio, però sappia dire che cosa significa in questo contesto, ma sappia anche dire nella comprensione del processo qual è il livello di utilizzazione che ne posso fare. E quindi noi stiamo stimolando appunto che ci sia una ricerca sul piano didattico e pedagogico, che ci sia una ricerca sul piano delle riabilitazioni, e ricerca vuol dire che non ho ancora trovato. Ricerca vuol dire che sto andando per sentieri, ricerca innovativa, per cui non si è ancora andati. E quindi significa il coraggio di una proposta che non trasforma subito in, come dire, applicazione rutinaria, come se fosse un sottoprodotto industriale, un bene di largo consumo. La ricerca non è mai un bene di largo consumo. La ricerca è sempre una provocazione intellettuale che riesce, come dire, a mobilitare le energie migliori per poter andare là, in quelle terre per le quali non c'è stata ancora, non è ancora andato nessuno. Un poco come è successo ieri, penso che tutti abbiamo sentito una grande gioia, una grande soddisfazione e poi una certa delusione. Mi riferisco all'ammartaggio, che mi suona come una parolaccia, quasi come l'allunaggio di tanti anni fa. Cioè, quando è riuscita a entrare nell'orbita di Marte, eravamo tutti soddisfattissimi con l'idea soprattutto che la tecnologia che utilizzava era al 40% una tecnologia italiana, e ci siamo riempiti tutti di soddisfazione. Quando poi la sonda in qualche modo, come dire, si è distrutta cadendo lì, abbiamo sentito una delusione non piccola, anche se poi ci siamo affrettati a dire che la cosa più importante della ricerca però c'era già stata, perché la delusione non soffocasse la soddisfazione. Ecco, però questa è la ricerca, perché la ricerca procede per principio, per prove ed errori. E quindi noi dobbiamo avere il coraggio di saper fare dei progetti di ricerca veramente capaci di guardare con un occhio diverso le cose, capaci di sfidare un pensiero conformista. Mentre sul piano dell'applicazione io applico le cose di cui sono certo che le ho provate sul campo della ricerca io applico invece un principio, perché poi è uno dei parametri su cui si valutano i progetti di ricerca, che è la sua originalità.
cioè la sua dimensione di novità. Ecco, io vi ringrazio, ho finito, come vedete sono luci e ombre.